Ci diamo il benvenuto a questo nuovo ciclo di incontri biblici che saranno bellissimi, perché il Vangelo secondo Giovanni è sicuramente tra tutti i Vangeli quello che ci porta, diciamo così, più in alto. E come sempre in questo primo incontro faremo uno sguardo di insieme, quindi un'introduzione dove vedremo le caratteristiche dell'evangelista, diciamo, del contesto in cui si trova a scrivere, del Vangelo complessivamente considerato, e poi andremo a vedere, ecco, lo spettacolo, il primo capitolo del Vangelo di San Giovanni, che è il prologo di uno dei passi più belli dell'Antico Testamento, dei Vangeli del Nuovo Testamento. Non so chi di voi conosce bene la messa in rito antico, chi conosce bene la messa in rito antico ricorderà che il prologo del Vangelo di Giovanni si leggeva sempre al termine di ogni santa messa, sempre, per quanto è importante, per quanto profonde sono le verità che comunica riguardo il nostro Signore. Allora, andiamo subito a vedere le prime slides. L'evangelista e il Vangelo. Numero 1, Giovanni, che era il fratello di Giacomo, secondo i Vangeli, figlio di Zebedeo, faceva il pescatore, era in società con San Pietro e con Sant'Andrea, che erano a loro volta fratelli, tutti quanti originari di Betsaida, una località della Galilea non lontana da Cafarnao, nato intorno al 10 d.C., quindi capite che quando Gesù ha cominciato la sua vita pubblica, cioè, poteva avere 18-20 anni, era più giovane del gruppo apostolico, giovanissimo, e quindi più giovane dei discepoli di Gesù, più giovane degli apostoli. Sappiamo con certezza che è rimasto vergine per tutta la vita, quindi che non ha avuto moglie, a differenza di molti altri apostoli, non si è sposato e non era sposato e non si è sposato, e come vedremo ampiamente lui non si nomina mai nel Vangelo, perché parla del discepolo amato, quello che Gesù amava. Questo praticamente fin dall'origine, insomma, la tradizione è praticamente unanime nell'identificare il discepolo amato, il prediletto, appunto in San Giovanni, quello più vicino allo spirito e proprio alla sensibilità anche umana di Gesù. Era apostolo, ma era anche amico e appunto prediletto del Signore. Poi scrisse il Vangelo ad Efeso, sapete che San Giovanni, il suo quartier generale, questo dopo l'assunzione di Maria Santissima, perché dobbiamo sapere che fino intorno a circa il 60-70 d.C., intanto, non si hanno notizie circa l'attività apostolica di San Giovanni. E il nostro Signore poi gliel'ha fatta recuperare facendolo morire quasi a 100 anni, perché San Giovanni aveva ricevuto in custodia Maria Santissima, e anche qui ci sono due tradizioni dove sono vissuti lui con la Madonna. C'è chi dice nella prossimità del Monte degli Ulivi, in una tenuta donata a loro da Lazzaro, che era un super proprietario del riero dei tempi, e chi dice invece che da subito si trasferirono ad Efeso. Io lo ritengo abbastanza improbabile la seconda ipotesi. Efeso divenne il quartier generale di San Giovanni dopo che la Madonna fu assunta in cielo, quindi quando cominciò la sua missione apostolica. Comunque Efeso è un posto importantissimo per quanto riguarda San Giovanni, che certamente c'è stato, certamente c'è scritto il Vangelo. E questo Vangelo è molto tardivo, perché i sinottici si ricordano molto avanti, intorno addirittura al primo Vangelo di Matteo, quello che probabilmente è stato scritto in lingua aramaica, addirittura siamo forse intorno al 40 dopo Cristo. Gli altri stanno dal 50 al 60 d.C., questo arriviamo quasi al 100. Che senso ha un quarto Vangelo dopo tutto quanto quel periodo? Lo vedremo, insomma, perché è un Vangelo del tutto particolare, quindi per questo che ci stanno i sinottici e il Vangelo di San Giovanni, perché i punti di contatto tra il Vangelo di San Giovanni e i sinottici sono pochi. Quindi non ha scritto un altro Vangelo in più, ma ha completato, come vedremo, e ciò che mancava ai sinottici. C'è una prospettiva completamente originale, differente, e questo è dovuto al fatto che alla fine del primo secolo cominciarono a circolare le prime due brutte e grosse eresie, perché l'eresia ha sempre purtroppo flagellato dal di dentro la Chiesa, che erano quella gnostica e quella docetista. Allora,
Entrambe queste eresie, anche se in forma e in dimensione del tutto differente, negavano la divinità di Cristo, la vera divinità di Cristo. E Sant'Ireneo e San Girolamo, sapete, Sant'Ireneo e San Girolamo, Sant'Ireneo del III secolo, San Girolamo del IV, ma sono grandi personaggi, insomma, annoverati tra i padri della Chiesa, che affermano esplicitamente che San Giovanni scrisse il Vangelo contro gli gnostici, mentre Sant'Ignazio di Antiochia, l'abbiamo celebrato qualche giorno fa, grande vescovo e martire, affermò che San Giovanni aveva scritto il Vangelo contro i docetisti. Chi sono? Adesso per Docheo, da cui deriva docetista in latino, in greco Docheo significa sembra, una cosa che sembra ma non è. Allora, che cosa dicono i docetisti? I docetisti dicono che l'incarnazione non era un fatto vero, non era un fatto reale, cioè Gesù era uomo, perché non era possibile che in croce la divinità morisse. Adesso queste cose ci sembrano un pochino, capite, fantasiose, però potete pensare bene. Io mi ricordo quando studiavo, quando andavo a lezione, che si parlava di queste cose, io mi alzai in piedi e chiesi al professore, dico: professore, perché lui stava parlando di queste cose, dico: ma noi dobbiamo, è corretto dire che Dio è morto? Dio è morto, cioè questa sarebbe quasi una contraddizione in termini. Sapete che mi ha risposto? Sì, certamente è morto, perché ha assunto una natura umana passibile, cioè non è morta la divinità, ma il soggetto che ha sperimentato la morte è il figlio di Dio, è il verbo di Dio. Poi i giuristi dicevano: no, assolutamente. Ammesso e non concesso che c'era veramente il verbo di Dio, prima della passione se n'è andato e ha lasciato l'uomo Cristo Gesù da solo, e poi è ritornato con la risurrezione. Noi non riusciamo a capire un attimo bene, ma attenzione, perché se non fosse morto il figlio di Dio veramente, quindi pagando un prezzo del riscatto infinito per tutto, la redenzione non si sarebbe compiuta, San Paolo dice: saremmo tutti quanti spacciati, in paradiso c'era nessuno, perché non c'era nessun uomo, puro uomo, che potesse pagare il prezzo di riscatto, perché nessuno, il peccato offende Dio, e per poter riscattare il peccato ci deve essere un soggetto che ci abbia la stessa dignità del soggetto offeso, quindi solo Dio lo può riscattare, ma Dio, per poterlo riscattare offrendosi e soffrendosi, doveva avere una natura umana. Quindi, capite, cioè, prima di fare tanti studi, vi faccio una confessione, ma sta storia della Chiesa, tutti questi studi delle eresie, studiamo a scuola, al liceo, tutte queste cose qui, cioè, ma che ci importa? Ma tanto, ma che serve? Non è proprio così, d'accordo? Perché, cioè, così come l'Eucaristia, e cos'è l'Eucaristia? Che facciamo quando andiamo a fare la comunione? Che cosa stiamo facendo a messa? Stiamo facendo un ricordo dell'ultima cena, quindi un rito? O lì c'è veramente Gesù Cristo che si offre in sacrificio incruento ma vero, e tu quando vai a fare la comunione non prendi un simbolo, una cosa che ti ricorda una cosa che ha fatto Gesù, ma tu ricevi Dio in persona? Mica la stessa cosa, capite? Non sono discorsi. Il fatto che purtroppo sono cose che sfuggono ai nostri sensi, non significa che non ci abbiano profondi risvolti e profonde conseguenze. Ma anche perché queste cose non le sappiamo, perché se mette in dubbio questo, se mette in dubbio tutto. Appunto. Quindi è evidente, siccome tutto quanto il Vangelo di San Giovanni, come vedremo, è tutto incentrato sulla sottolineatura della divinità di Cristo, in maniera fortissima, concreta, perpetua. Adesso vedremo, c'è proprio una struttura, uno stile completamente differente. È evidente che ci doveva essere un problema. Attenzione, poi, peggio ancora, gli gnostici che cosa dicevano? Gli gnostici dicevano questo qui, che la salvezza, come dice il termine greco, gnosis in greco significa conoscenza, che la salvezza non richiede da parte della persona una vera conversione e un distacco reale dal peccato, e quindi ricevuto il perdono dei peccati, una vita nella grazia di Dio, nell'osservanza dei comandamenti, eccetera eccetera. No, ma loro dicevano: per avere la salvezza devi avere delle conoscenze particolari che Dio non dà a tutti, numero uno. Quindi
quindi cominciano da lontano le sette, quindi da soltanto ad alcuni che percorrono il cammino della purificazione. E una volta che tu ricevi queste strane nozioni divine, quindi su chi è veramente questo verbo di Dio, che sarebbe il demiurgo simile a Platone, adesso non è il caso qui mettersi troppo a scendere nei particolari, tu fai quello che ti pare. Tant'è vero che nel libro dell'Apocalisse vengono citati esplicitamente una setta che si chiama i Nicolaiti, contro cui scrive San Giovanni. I Nicolaiti seguivano una santona che diceva queste cose: una volta che tu acquisisci queste conoscenze, questo è sempre il marchio distintivo degli eretici, i piaceri venerei non solo che non sono peccato, ma sono tutto quello che ti pare. E facevano le orge rituali. Capite il trucco? Perché, attenzione, siccome la salvezza è un qualche cosa di spirituale, quindi che tu acquisisci con la tua intelligenza illuminata, le cose basse, se ci stanno o non ci stanno, la stessa cosa. Capite? Questo toccò anche gli ambienti, insomma, che conosce un pochettino di cultura greca, anche il grande Platone cadde, insomma, in questa cosa qui, insomma, perché ci sono molte cose, insomma, che si dicono, alcune delle cose non sono del tutto infondate. Allora, chi è il destinatario del Vangelo di San Giovanni? Anzitutto, il Vangelo di San Giovanni è scritto appunto per aiutare i cristiani in cammino a preservarsi da queste eresie, ma in particolare i fedeli provenienti dal giudaismo. Per esempio, nel Vangelo di San Giovanni si vedrà benissimo, come dire, proprio il tipo di scontro perpetuo che c'è stato tra Gesù e appunto quelli che vengono chiamati negli altri evangelisti, gli scribi, i farisei, i dottori della legge. No, nel Vangelo di San Giovanni compare il termine giudei. Tutta un'erba, cioè, perché nel primo secolo già si era proprio verificata una distinzione tra quelli che erano rimasti giudei, quindi fedeli all'ebraismo antico, e quelli che si erano convertiti. E quindi comincia a starci questa situazione, diciamo, di forte tensione che nel Vangelo di San Giovanni viene messa in luce e si vede. Il simbolo di San Giovanni, qui questa immagine, ecco, grande si vede sullo sfondo, il simbolo di San Giovanni sapete che è l'aquila. L'aquila, come tutti quanti penso che sappiamo, vola molto molto in alto e c'ha una vista molto molto acuta. Da molto lontano vede bene quello che accade sul pianeta Terra. Questo perché il Vangelo di San Giovanni ci porta molto 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 in alto, perché ci porta dentro la Santissima Trinità, già nel prologo, perché c'ha una vista molto acuta, ci porta dentro profondissime verità. Ci sono dei passaggi del Vangelo di San Giovanni, specie discorsi di Gesù, che sono di non semplicissima comprensione. San Giovanni era soprannominato anche il teologo, e come vedremo nella slide seguente anche il Gesù di San Giovanni. Pensate che nel Vangelo di San Giovanni non c'è neanche una parabola, manco una. Gesù fa soltanto discorsi, e discorsi molto profondi e molto ricchi da un punto di vista dottrinale, molto molto, ecco, particolari. Oh, una nota: la Madonna nel Vangelo di San Giovanni. La Madonna nel Vangelo di San Giovanni non ci sono. Cioè, se c'è questo Vangelo di San Giovanni, niente presepe, niente di niente, perché non c'è nessun riferimento all'infanzia di Gesù. Però c'è una grande figura mariana, perché la Madonna compare all'inizio della vita di Gesù, e vedremo poi quando faremo i brani, con il titolo sempre di donna. La Madonna viene chiamata donna, quindi è la donna per antonomasia, alle nozze di Cana, quindi al secondo capitolo, poi sparisce e ricompare sotto la croce. Donna, ecco tuo figlio, questo è il Vangelo di San Giovanni. Quindi soltanto queste due, perché solo da queste due parti comparano in tutto il Vangelo, valgono più di tutto il resto messo insieme, come avremo modo, insomma, di vedere. San Giovanni chiaramente è stato un grande mariano, perché a lui in persona, beato lui, proprio affidata anche la custodia della vita terrena fino all'assunzione di Maria Santissima. Adesso abbiamo visto il Vangelo, vediamo il Gesù di San Giovanni. Che Gesù appare da questo Vangelo? Anzitutto, come accennavo, Gesù di San Giovanni è un grande maestro, ma si siede in alte cattedre, perché è maestro di teologia proprio in senso buono. Teologia in greco significa discorso su Dio. Lui è parla in continuazione del Padre,
del Padre e del Padre. Chi vi ha messo tutti i giorni ricorderà, specialmente nel tempo di Pasqua, tutti quanti i discorsi: io e il Padre mio siamo una cosa sola, il Padre che mi ha mandato, il Padre, io e il Padre mio, se conosceste me conoscerete anche il Padre, eccetera, eccetera. No? Quindi ci sono degli amplissimi discorsi, anche in un capitolo intero del Vangelo di San Giovanni, e dove appunto Gesù appare come il rivelatore del Padre, il grande teologo. Vi ripeto, nessuna parabola, grandi dispute, per esempio alcuni grandi discorsi, le dispute con i giudei su Abramo, il discorso sul pane vivo disceso dal cielo della sinagoga di Cafarno. Se quest'estate, come spero, adesso riusciremo a organizzare il viaggio in Terra Santa, a Cafarnao ci sono ancora i resti visibili e abbastanza ben tenuti della sinagoga dove Gesù ha tenuto il famoso discorso del pane vivo disceso dal cielo. Tutto il capitolo 6, lunghissimo capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, è tutto dedicato al discorso sul pane vivo disceso dal cielo. E poi il lunghissimo discorso di addio. Al capitolo 13 c'era la lavanda dei piedi, non c'era il Vangelo di San Giovanni per conto dell'Eucaristia, perché la lavanda dei piedi sostituisce il racconto dell'Eucaristia. Poi abbiamo 4 capitoli, 14, 15, 16, 17, dove c'è il lunghissimo discorso di congedo di addio di Gesù agli Apostoli. Chiaramente San Giovanni c'era, gli altri evangelisti non ne parlano, e lui l'ha raccontato molto bene fin nei minimi dettagli. Quindi il grande teologo rivelatore del Padre, ma poi il vero figlio di Dio. Ecco, vedremo adesso quando vedremo la struttura del Vangelo, la prima parte del Vangelo è tutta quanta costruita intorno ai famosi 7 segni, in greco è semeia. Semeia significa segni, segni significa che ti rimandano a qualche cosa, in realtà sono miracoli, sono 7 miracoli, dalla nozze di Cana alla risurrezione di Lazzaro, ma si chiamano segni perché quello che Gesù fa ti rimanda a quello che lui è. Come ha fatto a trasformare l'acqua in vino e a chiamare dalla vita un morto dal sepolcro di 4 giorni? Perché Dio. Questi segni sono tutti quanti funzionali alla manifestazione della natura divina di Gesù. E quindi i 7 segni della prima parte sono assolutamente un tratto caratteristico del Vangelo di San Giovanni, che è nettamente divisibile, come vedremo, in 2 grandi parti, il libro dei segni e il libro dell'ora, come tra poco andremo a vedere. Oh. Poi il tema della fede, cioè, voi sapete, no? Secondo San Giovanni c'è solo un peccato, uno solo, c'è solo un peccato, non credere in Gesù. E solo una cosa importante ci dà la salvezza e ci rende credere al Padre, che è credere in colui che il Padre ha mandato. Chiaramente dentro questa visione dobbiamo immaginare, come diceva Lutero, insomma, che basta credere e poi non servono le opere, no? Ma il senso del credere in San Giovanni è un senso totalizzante, cioè crede veramente in Gesù chi non soltanto crede a quello che dice e lo riconosce per quello che è, ma lo segue e si coinvolge totalmente nella sua esistenza, facendo tutto quello che lui vuole, tutto quello che lui dice, mettendo in pratica tutte le sue parole, eccetera. Quindi c'è questo diciamo così, senso forte del termine fede. Quindi, come vi accennavo, i 7 segni e l'ora di Gesù sono i pilastri del Vangelo di San Giovanni. La prima parte, lo vedremo, chiamato anche proprio il libro dei segni, e la seconda parte è il libro dell'ora, perché tutto quanto il Vangelo di San Giovanni, Gesù parla sempre di questa ora che lo attende, non era ancora giunta la sua ora, Padre, l'ora è giunta, e per questo sono giunto a quest'ora, eccetera, eccetera. L'ora qual è? L'ora è la grande ora, l'ora della passione e della morte, che è l'ora per antonomasia, è l'ora della redenzione, l'ora più importante che ci sia mai stato nel corso della storia, cioè è il motivo principale per cui Gesù è venuto sulla terra. Quindi vedremo poi piano piano nel dettaglio. Adesso il rapporto tra San Giovanni e i sinottici, l'abbiamo già accennato, gli altri evangelisti. San Clemente di Roma, San Clemente è il quarto successore di Pietro dopo Lino e Cleto, e diceva così: i Vangeli sinottici sono Vangeli corporali, il Vangelo di San Giovanni è un Vangelo spirituale. In che senso? Il corpo si vede, no? Noi il corpo ce lo vediamo, ma l'anima non si vede. Allora,
I Vangeli sinottici ci fanno conoscere bene l'umanità di Gesù. Il Vangelo di San Giovanni ci fa conoscere bene la divinità di Gesù, che non si vede, era nascosta dietro il suo essere, ma era viva e presente. È una bellissima immagine, purché sia rettamente interpretata. Avanti tu. Ci sono delle convergenze tra i Vangeli sinottici e il Vangelo di San Giovanni e delle divergenze. Le convergenze sono queste. È anzitutto un Vangelo, numero uno. Lo stile è quello di un Vangelo. Non è una lettera, non è un libro profetico, non è un testo sapienziale, è un Vangelo. È circoscritto tra il battesimo di Gesù, perché vedremo subito dopo il prologo con padre San Giovanni Battista, e la passione, morte e risurrezione, con tutti quanti gli altri Vangeli. C'è per esempio il viaggio a Gerusalemme, di cui tutti gli evangelisti parlano, anche se qui nel Vangelo di San Giovanni Gesù a Gerusalemme ci va 3 volte, non una volta sola. Sta più a Gerusalemme che in Galilea, a differenza dei Vangeli sinottici, quindi c'è più l'attività che ha compiuto nel cuore del giudaismo che non quella caratterizzata appunto dalle parabole e altre cose compiute in Galilea, di cui ne parlano di più i Vangeli sinottici. C'è la figura di San Giovanni Battista, presente in tutti i Vangeli. C'è il binomio fondamentale parole e azione di Gesù, cioè Gesù parla e Gesù compie tutta quanta una serie di gesti. Però per esempio, vi ricordate quando abbiamo fatto il Vangelo di Marco? In Marco ci sono tantissimi esorcismi, Gesù appare come il nemico del diavolo. Nel Vangelo di San Giovanni gli esorcismi stanno quasi per niente, sono tutti segni. Cioè, del diavolo si parla, e si parla del grande oppositore, vedremo, si parla del principe di questo mondo, ma Gesù al principe di questo mondo lo fa secco, lo distrugge completamente durante la passione. Quindi non c'è un'accentuazione dell'attività esorcistica, dell'impero che Gesù ha esercitato sui demoni, ma della vita, questo non va di sinottici. Qui si accentua proprio la portata completamente distruttiva del regno di Satana che ci ha avuto la passione e la morte di Gesù. Ci sono poi delle divergenze abbastanza serie, moltissime di vocabolario, cioè San Giovanni usa dei termini, io l'ho messo in italiano, amore, in greco è agape, verità, aletheia, luce, phos, vita, zoe, che sono termini quasi esclusivi, che negli altri Vangeli non si trovano. Quindi l'amore che Gesù ha, voi sapete che l'amore, qui c'è una bellissima enciclica di Benedetto XVI, emerito, l'amore noi sappiamo, lo diciamo anche in un linguaggio comune, c'è un amore, come dire, erotico, d'accordo? L'amore erotico è quello che provano due innamorati, è quello che è l'amore di attrazione, quello che porta l'altro a desiderarlo, a volerlo. E poi c'è l'amore agapico, che viene dal greco agape, che è l'amore di donazione, cioè non è che io voglio l'altro per me, ma io mi dono completamente all'altro, metto l'altro al centro della mia vita, a sua disposizione. Ecco, Gesù porta questo tipo d'amore sulla terra. La verità, aletheia in greco, sapete che l'anzano, il verbo, vuol dire stare nascosto, l'alfa privativo, aletheia vuol dire non nascosto, non più nascosto. Cioè qualche cosa che tu prima non vedevi, arriva Gesù, te la rivela e da quel momento in poi non è più una cosa nascosta, ma tu la vedi. La luce, il tema della luce è accentuatissimo con la luce del mondo, lo vedremo anche nel prologo questa sera, lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Io sono la via, la verità e la vita, e sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quindi il tema della vita. Gesù è Dio come vita dell'uomo. Ci sono 4 miracoli nuovi di cui gli evangelisti sinottici non parlano, che sono le nozze di Cana, il paralitico della piscina probatica di Bezzetà, il cieco nato e Lazzaro. Voi pensate che nessuno dei sinottici parlava della situazione di Lazzaro, cioè è uno che è il miracolo più grosso, più strepitoso, insomma, che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. E non ci sono parabole, nemmeno una parabola, Gesù non racconta parabole, e non c'è, incredibile, il tema del regno di Dio, cioè i sinottici tutti quanti, il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio, qui non c'è il tema del regno di Dio. Ci sono evidentemente delle relazioni. Qual è la relazione fondamentale tra i Vangeli sinottici e quello di San Giovanni, che già si capisce? Tutta la tradizione della Chiesa l'ha sempre concepito in termini di completamento, cioè mancava
un grande Vangelo che mostrasse la grande figura, stentoreamente oserei dire divina, di Gesù. E questo è quello che ha fatto il Vangelo di San Giovanni. L'occasione sono state le eresie di cui parlavo, però dietro questa occasione contingente c'era proprio certamente la volontà di Dio di completare appunto con il quarto Vangelo una visione per possibilmente completa ed esaustiva, anche se sintetica, di quello che è Gesù e il suo mistero, di chi lui è, di quello che ha fatto per noi sulla terra, ma anche di ciò che lui è profondamente, era prima di essere il Verbo incarnato ed è stato dopo la sua ed è tuttora adesso dopo la sua ascensione. Ultimo brano introduttorio, la struttura del Vangelo. La struttura del Vangelo è chiarissima. C'è un prologo, che vedremo se ti vuole oggi, il famoso prologo del Vangelo di San Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, e tutto quello che viene dopo. E poi c'è una grande prima parte, qui li mando, tiro fuori tutta la slides così ce lo vediamo davanti agli occhi, che è il libro dei segni, che va dal subito dopo il prologo, quindi dal versetto 19 del primo capitolo, a tutto il capitolo 12 del Vangelo di Giovanni. E qui ci sono questi sette segni, dalla nozze di Cana fino alla risurrezione di Lazzaro, li vedremo tutti quanti piano piano. Tre miracoli sono già conosciuti, tipo la tempesta sedata, la guarigione del figlio del funzionario e l'altro che poi vedremo, citati anche dai sinottici. E poi c'è il libro dell'ora, ora in greco, cioè l'ora della passione, della morte e della risurrezione. Tenete presente che, questo è il grande insegnamento del Vangelo di San Giovanni, il momento in cui Gesù, umanamente parlando, viene distrutto, quindi viene ripeso, flagellato, coronato di spine, inchiodato in croce, secondo San Giovanni è il momento in cui si riflette massimamente la gloria di Dio. Cioè tu dici, ma come la gloria? Cioè quando noi pensiamo alla gloria, uno pensa a qualcosa che sta in alto, che è osannato, incensato, che è successo. La gloria di Dio quando si manifesta? Quando Gesù tocca il fondo. Tant'è vero che qualche esegeta chiama il libro dell'ora il libro della gloria, paradossalmente, capite? Quindi, Padre glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te, dice Gesù, dirà Gesù nel discorso di addio. Ma lo sta dicendo che mezz'ora dopo lo prendono e lo catturano. Quindi, quando è che si manifesta la gloria del Padre? E perché? Che cos'è la gloria del Padre? Questo non facciamo un'anticipazione. Qual è la grande gloria di Dio? Ciò che fa, cioè, in greco, scusate, in ebraico, la gloria viene da un verbo che è kavod, allora si dice kaved letteralmente significa essere pesante, sarebbe il peso specifico, sapete che abbiamo anche noi esseri mortali, no? Ogni sostanza c'è il suo, non solo il suo peso reale, ma c'è il suo peso specifico, cioè che è ciò che fa di quella sostanza ciò che è. Qual è la kaved Yahweh, quindi il peso specifico di Dio? Cos'è che fa di Dio Dio? L'amore. San Giovanni nelle sue lettere, sempre San Giovanni, perché San Giovanni ha scritto un Vangelo, ma ha scritto anche tre lettere dell'Apocalisse, questo dobbiamo ricordarlo. Qual è il peso specifico di Dio? Che fa di Dio Dio e che lo distingue da noi? Cosa scrive nella prima lettera di San Giovanni? Dio è amore. Quindi ecco perché la gloria di Dio rifugge nel momento in cui Gesù sta ridotto ai minimi termini, perché è proprio quel momento che l'amore di Dio si manifesta nella sua massima intensità possibile. Cioè Dio non poteva darti una prova d'amore, una dimostrazione d'amore più grande di quella. Ecco perché il momento in cui sta proprio umiliatissimo, al massimo rifugge il mistero della sua gloria, perché la gloria di Dio, il suo peso specifico, è l'amore, caratterizza la vita intima non soltanto di ciascuna delle tre persone della Santissima Trinità, ma della Santissima Trinità stessa, perché Dio questo è. Certo, perché Dio non è che mi dà tutto il fondo, Dio l'ha portato per mettersi nei nostri campi, per manifestare a noi, per portarci alla gloria, perché più di quello, cioè, capito? Cioè, fino a che punto, cioè, io sono in grado di spingermi nell'amore, perché fino a che punto? E alla morte di croce, poi dirà San Paolo, non una morte qualunque, capito? Quindi, cioè, che non era possibile, cioè, non esiste mente creata che possa pensare un tasso di amore più profondo oltre cui Dio potesse spingersi. Ecco perché ha fatto questo qui.
Allora, il libro dei segni è fatto così. Abbiamo gli inizi di Gesù, da San Giovanni Battista a Cana, la prima sezione, quindi i primi due capitoli. Poi le prime risposte a Gesù e al suo ministero. Bellissimo discorso con Nicodemo. Tutti fatti tramite discorsi, perché con Gesù si fa un discorso con Nicodemo. Poi c'è il capitolo 4 di San Giovanni, la seconda domenica di Quaresima, la Samaritana, lunghissimo capitolo 4, il discorso che fa con questa donna. Poi c'è il funzionario di Cana, che è anche uno dei segni, guarisce, ecco, il figlio di questo funzionario, Gesù. Poi le polemiche antigiudaiche sulle grandi feste giudaiche, la polemica sul sabato, discorso con i farisei sul sabato. Poi la Pasqua, discorso, la festa dei tabernacoli, discorso così della festa dei tabernacoli, e il discorso in occasione della dedicazione di Gesù. Tutti questi discorsi abbracciano dalla fine del capitolo 4 fino a tutto il capitolo 10. E poi i capitoli 11 e 12, Gesù verso l'ora, con la O maiuscola, anche se non messa minuscola, la risurrezione di Lazzaro, Giovanni 11, e l'ingresso trionfale a Gerusalemme, Giovanni 12. Poi c'è il libro dell'ora, questo è in tre parti, quindi nel libro dei segni Gesù manifesta la sua gloria nei segni, quindi che lui è veramente Dio, e nel libro dell'ora Gesù manifesta la sua gloria nella passione, morte di croce e risurrezione. L'ultima cena, con la lavanda dei piedi e il discorso di addio, 5 capitoli, 13, 14, 15, 16, 17. La passione, 2 capitoli, dall'arresto di Gesù alla morte e sepoltura. E infine la risurrezione, le donne al sepolcro e la sera di Pasqua. C'è poi un epilogo che fa proprio da contraltare al prologo, che è l'apparizione sul lago di Galilea, quindi la pesca miracolosa, gettare le reti dall'altra parte, dice, è il Signore, vedo si butta a mare e gli va incontro, il colloquio tra Gesù e San Pietro, famosissimo, Pietro mi ami tu più di costoro, che è, come dire, il contraltare del triplice rinnegamento, e poi la conclusione, l'epilogo, la firma di San Giovanni, la seconda conclusione, che ci andremo poi a suo tempo a gustare. Questo per quanto riguarda la struttura. Adesso apriamo il Vangelo e vediamo il primo capitolo, concludendo questo primo incontro, che è il prologo. Allora, prima di andarlo a commentare, ce lo dobbiamo leggere, quindi apro l'applicazione biblica e ce lo leggiamo con calma. Allora, Allora, scusate, qui sta facendo un po' di capricci, ecco, si vede bene? In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto.
A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Punto. Qui finiva la lettura del Vangelo dopo, al termine della messa in rito romano antico. Ci sono altri quattro versetti. Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua venienza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Aspettate un attimino, ecco, adesso esco dalla presentazione e ce lo vediamo. Si vede bene? Destra? Ok. Allora, per poterlo seguire bene, allora ci abbiamo anzitutto una struttura di questo genere. 1. La parola con Dio, la parola con la P maiuscola, verbum, qui si traduce il verbo, in greco c'è il o logos, logos che finoso io ho sempre cercato, logos significa parola, quindi la seconda persona della Santissima Trinità è il verbo o parola di Dio. Quindi come è strutturato questo prologo? Abbiamo la parola con Dio, quindi la sua vita eterna nel Padre. In principio, en arche, era il verbo, en o logos, e il verbo era presso Dio, che è o logos en parathu teu, e attenzione, kai o theos en o logos, il verbo era Dio. Quindi c'è l'affermazione assoluta della preesistenza del verbo, dell'eternità del verbo e della vera divinità del verbo. Qui c'è tutto, nei primi due versetti, anzi nel primo versetto c'è tutto, il programma del Vangelo di San Giovanni. Egli era in principio presso Dio, quindi abbiamo visto la parola con Dio. Poi versetti 3-5. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Lo diciamo nel credo, no? Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Quindi, essendo creatore, voi sapete che Dio ha due cose che fa soltanto Lui. Essere il creatore, quindi colui che dal nulla ha dato vita a tutte le cose, e poi essere il Signore di tutte le cose, colui che ne ha il dominio assoluto, che in qualunque momento può cambiare qualunque cosa. Il miracolo, che è la cosa tipica di Dio, è la possibilità di incidere su un ente creato andando contro le leggi di natura. Perché può andare contro? Perché lui stesso la stabilisce. Può derogarvi, perché può derogarvi soltanto chi l'ha fatto. Quindi, nei versetti 3-5 vediamo la parola e la creazione. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita, quindi lui è il principio, il motore di tutto ciò che è, in termini filosofici la fonte dell'essere, e la vita era la luce degli uomini. Attenzione, questa luce, la vita è ciò che ci dà l'essere, la luce è ciò che ci dà la capacità di intendere ciò che è, quindi ciò che ha a che fare con l'intelletto. La luce splende nelle tenebre con la presenza del verbo, ma le tenebre purtroppo non l'hanno accolta. Quindi la parola e la creazione. Poi c'è una parentesi dal 6 al 9, che è la prima parentesi del testimone della parola. Venne un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, come testimone per rendere testimonianza alla luce. Quindi c'è bisogno, per entrare in contatto con la luce, di qualcuno che ce ne parli, un testimone, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce che veniva nel mondo e quella che illumina ogni uomo. Ecco, quindi terzo passo di attenzione: il verbo in Dio, il verbo nella creazione, il verbo scende nel mondo, la parola nel mondo, versetti 10-13. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Questo è un versetto, io ogni volta che lo leggo dico un attimo, capite? Cioè, immaginate come poteva stare lui. Noi non ce lo possiamo immaginare bene, cioè
capito? Cioè, quando Gesù ci guardava i suoi contemporanei, lui lo sapeva di averli creati, aver creato quell'anima, di essere il principio di sussistenza nell'essere di quell'anima, ce l'aveva davanti e questi lo guardavano. Questa è una scena che si ripete in continuazione. Immaginate la faccia che fa il nostro Signore quando scende nell'Eucaristia, e proviamo a immaginare in questo modo, no? Si dà un'occhiata intorno e dice: dove stanno tutti quanti i miei figli? Li ho fatti io, queste cose l'ho fatto per loro e non ci sta nessuno. Oggi poi più che mai, no? E non solo dalle nostre parti, questo fenomeno generalizzato, insomma. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Immediatamente nel primo capitolo, già nel prologo, si comincia a stagliare questo grandissimo mistero assurdo, che non si accoglie proprio colui che viene fra i suoi, che viene a darsi soltanto che tantissimi beni, no? E però, insieme a questo paradosso, c'è anche l'altra faccia della medaglia: a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Oh, qui nel Vangelo di San Giovanni, ancora purtroppo mi dispiace, non vi metto avanti i testi greci perché non credo che leggete il greco, quindi dovete fare un atto di fede, però tanto c'è sta Alessandro che lo conosce e che può andare a controllare, se dico il falso mi bacchetterà. Allora, figlio in greco si dice con due termini. Uno è un termine forte che è uios. Uios è il figlio naturale, proprio figlio. E Gesù, quando si chiama figlio di Dio, usa il termine uios. Quindi sono il figlio naturale, io sono uguale al padre. Quando qui si dice a quanti non accolta loro potere di diventare figli di Dio, non c'è uioi tutte e uno, ma c'è tecna. Tecna non è il figlio naturale, è il figlio adottivo, cioè Gesù ci rende figli in Lui, ci rende simili a Lui. È chiaro che nessuno di noi è figlio nel senso, cioè non è che sono padre eterno che posso dire alzati e cammina a Lazzaro. Sono figlio nel senso che Lui mi rende partecipe di ciò che Lui è come dono e per adozione, poi la Chiesa insegnerà attraverso la grazia santificante, però ha una partecipazione reale, quindi ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. E questa figliolanza, quello che prenderà nel discorso con Nicodemo, non viene dal sangue, non viene dalla carne e non viene dal volere di uomo, ma da una generazione divina che l'incarnazione di cui stiamo parlando rende possibile. Ecco, e poi la partecipazione appunto dell'umanità alla parola incarnata, quindi questa operazione di discesa che il Verbo ha fatto non è semplicemente un qualche cosa che riguarda Lui e che poi se la tiene per Lui, no, ma viene comunicata. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria come di un unigenito dal Padre pieno di grazia e di verità. C'è un'altra parentesi del testimone, versetto 15, Giovanni gli rende testimonianza e grida: ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me è passato avanti perché era prima di me. E poi attenzione, dalla sua pienezza, anche qui c'è un termine greco stupendo che è pleroma, quindi qualche cosa che ti sovrabbonda e ti avanza, noi tutti abbiamo ricevuto, attenzione, grazia su grazia. Qui c'è in greco un anti che gli esegeti fanno la guerra, cioè, che significa grazia su grazia? Qualcuno dice la grazia dell'Antico Testamento e poi la grazia del Nuovo Testamento, qualcuno dice la legge, qualcuno dice dopo la grazia, ma un esegeta ha visto molto bene che dice grazia su grazia, cioè il dono che lui ti fa è anti come necessità di accoglierlo perché sia efficace, quindi lui te lo offre ma tu te lo devi prendere, se no quel dono offerto per te, se non lo accogli e non lo prendi, diventa del tutto inefficace. A mio avviso questa è la ricostruzione migliore, anche perché dopo nel versetto 17 che dice che la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Cristo. E poi la stupenda conclusione: Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio unigenito che è nel seno del Padre, che si è reso visibile con l'incarnazione, ce lo ha rivelato. Quindi capiamo, la parola con Dio nella creazione, nel mondo, e che vuole
donarsi, quindi rendersi in qualche modo partecipe all'umanità che ha assunto e a cui si comunica. Gli esegeti hanno ricostruito questo prologo in due maniera distinta, che sono appunto i primi tre movimenti, i primi cinque versetti: dal verbo di Dio alla luce degli uomini, no? In principio era il verbo, presso Dio era Dio, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non hanno accolto. Primo momento. Secondo momento, dalla luce degli uomini, che si offre come tale già nell'atto creativo, all'incarnazione. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, versetto 14. Dall'incarnazione, quindi dal verbo incarnato, a Cristo presente nella fede e nella vita della comunità, come abbiamo visto i versetti 15 e seguenti. Poi c'è una struttura, la struttura si chiama in latino dell'exitus redditus, quindi discendente e ascendente, detto in due parole: attraverso il verbo che è nel seno del Padre che si fa uomo, noi in lui diveniamo figli di Dio, e come lui esce e si fa uomo, fa questo perché vuole fare di noi uomini dei figli di Dio uguali a lui, per portarci al Padre. Quindi il verbo esce da solo dal Padre e ritorna con tutti quanti l'umanità deificata e salvata dalla sua azione. In questo prologo c'è tutto quello, per questo è normativo, tutto quello che poi San Giovanni andrà sviluppando nel Vangelo, è già tutto contenuto in questi primi splendidi 18 versetti. E con questo abbiamo finito la prima puntata dei nostri incontri.